causa est quoque regia Virgo, nescia quem premeret, tergo considere Tauri, cum Deus a terra siccoque allitore sensim, falsa pedum primis vestigia ponit in undis. Inde habit ulterius mediique perecure ponti fert predum. Pavet ec litusque ablata relictum respicit, et dextra cornum tenet, altera dorso imposita est, tremule sinuantur flamine vestes. A un certo punto la figlia del re si azzarda a sedersi sul dorso del toro, senza sospettare chi sia in verità. Allora il dio, allontanandosi con fare indifferente dalla terra e dalla spiaggia asciutta, comincia ad imprimere le sue false orme sulla battigia. Poi va più avanti. Poi si porta via la preda sull'acqua in mezzo al mare. Lei è piena di spavento e si volge a guardare la riva ormai lontana. La destra stringe un corno, la sinistra è poggiata sulla groppa. Tremolando le vesti si gonfiano alla brezza. Buonasera, benvenuti. Io credo che ognuno di noi, di fronte ai fatti che ci vengono presentati ogni giorno dalla televisione e dai quotidiani, si sia inevitabilmente interrogato su quale possa essere il futuro dell'Unione Europea. L'Unione Europea ci viene prospettata sotto l'aspetto politico o comunque economico, mai sotto l'aspetto culturale che generalmente viene tralasciato. Questo chiaramente per chi come noi o come l'associazione L'Albatros opera nel settore della cultura e dell'arte è abbastanza disarmante. Pensare che arte e cultura possano essere fattori di integrazione non è una cosa surreale, neanche nuova. Credo che l'esempio calzante l'abbiamo sotto i nostri piedi a Tarquinia. Ringrazio gli artisti che con le loro eccezionali opere hanno dato vita a questa mostra ispirandosi a quello che è il tema di questa serata e poi infine un ringraziamento all'associazione L'Albatros nella figura del presidente Agostino Bagnato e al comune di Tarquinia rappresentato dal consigliere Angelo Centini con l'augurio di ulteriori proficue collaborazioni. Grazie mille. Il sindaco Mauro Mazzola mi ha delegato portare il saluto dell'amministrazione comunale a questo pomeriggio culturale. Sappiamo quanto sia importante la cultura, ma qualche volta ecco la politica non ne apprezza i valori, i contenuti. Quali strumenti dobbiamo dare alla cultura per rilanciare l'Italia e l'Europa in questo momento di crisi economica? Se lo sviluppo economico ci deve essere, certamente la cultura deve essere sostenibile non solo per quanto riguarda l'ambiente, deve essere sostenibile anche per gli aspetti culturali che l'Europa deve affrontare. Il professor Ferrarotti ci darà delle indicazioni come l'arte e la cultura può essere elemento indispensabile per il rilancio dell'Italia in questa situazione di crisi economica. Grazie. Le
desidero ringraziare il professor Bagnato, ma soprattutto il presidente della Società Tarquiniense, quanto appena stato detto. Europa, 28 paesi in cerca d'autore e non lo trovano. Un primato eccessivo del momento economico-politico, importante, certamente, necessario, non sufficiente. I mezzi di sussistenza sono fondamentali, il prodotto interno lordo, perché il famoso gross national product, lo spread. Ma no, non basta. Quando noi siamo di fronte a economie di mercato così debordanti, potenti, che vanno straripando e tracimando sul resto della società, noi rischiamo di passare da economie di mercato a società di mercato. La società di mercato è una contraddizione in terminis, vuol dire che non c'è più il rapporto sociale interpersonale, il rapporto puramente umano che abbia valore in sé per sé. Ogni valore, ogni rapporto diventa utilitario, persino i rapporti intimi. Perché questi 28 paesi vanno brancolati? Perché questo più che mezzo miliardo di essere umano non ha una voce univoca? Parlano di risparmiare, ma pensate ai grandi risparmi, se l'Europa, che già al tempo della famosa CE, della Comunità Europea di Difesa, Mendes France, scusate la mia longevità, questo mi serve però. Poi pensate ai risparmi che si potrebbero avere se invece avere 28 eserciti, invece uno solo. Se l'Europa potesse parlare con una sola lingua, un solo vero potere. Sì, c'è un potere europeo, certamente. Il Parlamento di Strasburgo, che conosco bene, avendo tenuto anche delle elezioni in quel luogo, stupendo. Poteri consultivi. Piccole consolazioni date a certi politici che sul piano nazionale avevano finito, li mandavano. Una specie di ben servito, di dorata pensione, anche perché tra l'altro non sono fiscalmente perseguibili o indagabili. L'unica vera vita che ho fatto insieme con le altre parecchie vite che mi sono capitate per caso è quella del professore. Non molto, ma 55 anni di insegnamento nell'Università La Sapienza di Roma non sono poi pochissimi, insomma. Cioè, però il burocrate non prende mai decisioni, perché l'uomo ha portato l'uomo e la donna che farà l'uovo tutte le mattine delle stesse dimensioni. Colui che si nasconde sempre dietro il lemma, dietro l'articolo del regolamento, pur di non prendere posizione faccia a faccia. Non c'è. La commissione non ha effettivi poteri. Ciò che manca oggi all'Europa è la consapevolezza profonda delle proprie radici. Che in fondo c'è sempre stata una duplicità quando si parla d'Europa. Di quale Europa stiamo parlando? Dell'Europa di De Gaulle? L'Europe de Patrie? Oppure parliamo di una vera Europa unificata, coesa, che parla con un solo linguaggio, che quindi prende il suo posto ormai su scala planetaria? Oggi lo Stato-Nazione è troppo burocratico e macchinoso per avere un rapporto significativo e diretto con le comunità di base, e d'altra parte è troppo piccolo e limitato per poter dar corso ai grandi investimenti resi necessari, richiesti dalla tecnologia produttiva moderna. Quindi un'Europa delle patrie non è viabile, non può dare frutto. Ma per 50 anni c'è stata la guerra fredda fra socialismo e capitalismo, signori, mi dispiace. Il capitalismo ha vinto. Lo si potrà mitigare, bisogna stare attenti, non lo si può battere, perché il capitalismo si supera da sé. C'è qualche cosa di diabolico, risorge, tocca le motivazioni profonde degli esseri umani, lo sforzo dello sfarzo, l'apparenza appariscente. Incredibile. Tutto questo nasce in Europa. Il logos greco, socratico, per cui noi abbiamo problema, ipotesi, verifica, la razionalità che si fa prassi, la possibilità che diventa progetto razionale scandita nel tempo.
questa è una nostra radice straordinaria che non dobbiamo dimenticare, il logos greco, la capacità di razionalizzare l'esistente. E io non posso parlare di Socrate senza commuovermi, perché Socrate muore con una semplicità, raccomandando i figli agli amici, rifiutando di scappare a Tebe dopo che hanno corrotto le guardie. Straordinario. Non c'è la spaccatura del velo del tempo, non c'è il terremoto del Golgota, muore senza, con tranquillità, vebra cicuta. E gli dico: ma tu sai che hanno sbagliato? Ma risponde in maniera straordinaria, che ne fa una sorta di più che un Cristo laico. Risponde dicendo: forse le leggi sono sbagliate, ma sono le leggi della mia comunità e io sento la voce delle leggi come il suono dei flauti nella festa dei corribanti. Mi domando quanti amministratori politici italiani in questo momento potrebbero dire la stessa cosa. La potenza del ragionamento, ma occorre riformulare. E qui il messaggio cristiano ha la sua forza. Il messaggio cristiano, in nome della comune paternità divina, proclama l'illegittimità, l'illiceità dello schiavismo, l'eguaglianza. E allora il valore dell'individuo socialmente orientato, la coniugazione del momento individuale, della responsabilità non burocratizzata, ma vera, assunta, con piena consapevolezza, con la necessità dell'eguaglianza. E poi la necessità dell'eguaglianza cosa significa? Una nuova concezione di identità. Ed è qui che i 28 paesi europei che si pestano i piedi, che continuano così a occuparsi soltanto di questo, avrebbero molto da imparare e da dire. Una nuova identità dialogica, un'identità che non afferma sé contro la massa, ma che si pone come il crocevia in cui si incontrano molte possibilità e si arricchiscono a vicenda. Un nuovo concetto di cultura, cioè il concetto di cultura come insieme di valori condivisi e convissuti. Valori. Quali sono questi valori? Insieme con l'eguaglianza, insieme col concetto del valore dell'individuo, sono in primo luogo l'accettazione dell'altro, perché è nell'altro che io vedo me stesso. A Roma, tant'è che possiamo dire alla Roma dei Cesari, succede la Roma dei Papi. Noi che abbiamo questa grossa fortuna, occorre far valere le dimensioni meta-economiche, non puramente contabili. Occorre cioè concepire il profitto, i bilanci, in maniera non ragionieristica, di cifre più o meno, quando io vedo così anche in televisione queste 0.3, cioè qualcuno canna, tutta questa mentalità accettabile, diamolo, so, questa è bassa cucina, ciò che conta. Occorre al contrario una ripresa di consapevolezza dell'Europa. Primo, quindi, il logos greco; secondo, l'eguaglianza; terzo, è la possibilità di avere un rapporto tra questi 28 paesi che in qualche modo enfatizzi la loro presenza nel mondo, altrimenti noi perdiamo i treni. La globalizzazione, al di là di ogni romantica fumisteria, nebbiosità, cioè, è semplicemente all'inizio, il tentativo di avere nuovi mercati, cercare nuovi. Così è stato e così continua. Le grandi società multinazionali hanno una potenza di fatto reale, ma sono ancora considerate, a vergogna di tutti i giuristi mondiali, sono ancora considerati domicili privati. E nessuno può avere adito a controllare i loro libri senza una chiara denuncia di tipo penale. Possono decidere da Tokyo, da New York, cioè non ha importanza. Sono detentori dei grandi capitali vaganti, apolidi. Potrei dire quasi sono i veri,
i veri zingari della nostra epoca. In base a quale principio? Questo è delicatissimo per voi qui a Tarquinia, come per tutti gli altri centri, altre comunità di base. In base al principio della aterritorialità. Non hanno territorio. Agiscono come potenze superiori al di là di ogni determinazione di tempo e di luogo, quindi non sono più responsabili neppure verso la comunità d'origine, non la riconoscono più. E qui veramente è il momento di assunzione di responsabilità, di consapevolezza culturale da parte degli europei, diventa anche un fatto politico. L'Europa è al bivio. O l'Europa diventa un'effettiva unità politica con un singolo esercito di difesa, risparmio enorme, con una voce univoca rispetto al mondo, oppure l'Europa rischia di restare semplicemente una zona di libero scambio. Che fare? Cosa può fare il cittadino? Ciò che vale, ciò che conta, nasce dalle proprie radici. In questo senso, permettetemi di dire, e più volte l'ho ripetuto, io anzi ho concesso una lunga intervista molto più elaborata a cui potete fare mente alla rivista splendida del professor Bagnato, Albatros, permettetemi di dire che certamente ci sono ragioni di pessimismo, però l'idea d'Europa c'è, lo Stato-Nazione è una crisi mortale. L'Europa dovrà fare la sua strada. Il momento di crisi è acuto e non è soltanto una crisi teoretica da professori, è la crisi delle persone, dei giovani che non trovano lavoro, delle famiglie che non possono avere i mezzi di sussistenza necessari. Eppure mi permetto di ricordare il verso misteriosissimo di un poeta tedesco che io amo, Friedrich Hölderlin, che scrive: là dove maggiore era il pericolo, e per pericolo dice proprio in tedesco Gefahr, là dove più grande era il pericolo, là cresce ciò che salva. Molte grazie. Dai concetti altissimi che ha espresso con la sua Lectio Magistralis il professor Franco Ferrarotti, che ancora una volta voglio ringraziare per la disponibilità a intervenire in un contesto come questo. Credo che le cose che egli ha detto siano uno stimolo straordinario per tutti noi a riflettere, a ragionare, a impegnarci, perché quella prospettiva di Europa di cui professore ha parlato possa essere non soltanto un orizzonte di carattere politico, ma un orizzonte interiore, un problema che riguardi ciascuno di noi e da cui possa nascere un impegno quotidiano, non soltanto quando ci sono le elezioni europee o quando c'è il semestre italiano che porta i riflettori dell'Europa e del mondo sulla scena politica italiana e sui nostri dirigenti politici, ammesso che lo meritino, ma quello che conta è che ci sia da parte di tutti noi quella quotidianità, appunto, di cui parlava il professor Ferrarotti. Se non sol che fossimo cenere, terre d'avi tra polveri infuocate e atti di livide conquiste pregne, doneremmo come nuvole di senno ancor più d'una limpida sorge d'acqua, nel lavare a fondo le urla oltre gli strazi che han reso grinze alla tenera scorza fin quando il desio ne culli la turgida sposa, amante inconscia del Dio d'ogni bramante fiamma natia. Come tu, Europa, che hai sofferto per esser quel che sei, torna bella come non mai a cavalcioni tra le raminghe correnti d'aquila, nelle ascese dei troni che t'han reso d'arte universo.
canfora e lume, bastone e lusinghe, sangue e pensiero, civica maestra di fulgida storia, dall'eterno innato regal portamento. Sono molto felice di essere qui, ringrazio sempre Agostino Bagnato per questo suo incessante sforzo, tra l'altro fatto sempre con una grande leggerezza, uno stile, un'eleganza, diciamo. Sento il bisogno di sottolineare il punto fondamentale, ed è venuto fuori proprio nel momento in cui, tra l'altro, Ferrarotti l'ha verbalizzato, quando ha detto: bisogna che l'Europa, per essere tale, ridentifichi le proprie radici. Ma in realtà, dicendo questo, secondo me, si sta dicendo una cosa molto importante che va anche ulteriormente integrata. Quali sono i tratti, i fondamentali sostanzialmente, di quella che è l'identità antropomorfa? Perché di questo si tratta. Oggi le tecnologie, eccetera, stanno producendo una sorta di trasformazione profonda degli individui, cioè ci stiamo avvicinando a un processo di robotizzazione sostanzialmente. In realtà non è forse vero che oggi l'arte si presenti come recupero di quei caratteri fondamentali oltre i quali questa specie non è più tale? Vorrei che oggi gli artisti uscissero fuori tutto sommato da una percezione parziale del loro lavoro e avessero consapevolezza di essere portatori di una visione del mondo, portatori, ripeto, di quei tratti fondamentali che determinano proprio i caratteri identitari della specie, della cultura europea. Perché dico questo? Perché l'arte non potrebbe esistere se fosse solo il portato del pensiero. Ma chi più dell'arte ha prodotto una capacità di orientamento complessivo di ciò che sappiamo e ciò che non sappiamo? La pittura, per esempio, visto che qui siamo pittori, perché è importante? Perché la pittura supera il pensiero, esprime le contraddizioni che la vita esercita sul pensiero. Perché la cultura è determinante anche per l'Europa di oggi? È determinante perché riesce in qualche modo, è il punto più forte di conflitto e di opposizione all'arbitrio sconsiderato della finanza. Essere artisti oggi significa avere una doppia natura, una natura mercantile e una natura di chi crea opere d'arte. Queste due cose una volta erano, magari arrivasse il mercato, entrasse nell'arte, eravamo felici perché finalmente si poteva sopravvivere del nostro lavoro, ma questo ha creato la più grande illusione che noi possiamo mai pensare. Perché? Perché oggi l'arte non va vista per i valori che sono indicati dentro l'opera, ma va vista per quanto costa. Le multinazionali si sono impossessate di quello che era il mercato dell'arte, hanno fatto diventare un'azienda di grandissimo livello, a livelli internazionali, per dire che quelli che loro propongono sono arte, tutto il resto è niente. Non è messo neanche in discussione. Noi non possiamo dire più nulla. Noi abbiamo solo il piacere, quando ce l'abbiamo, di fare quello che riteniamo più giusto per noi. Purtroppo oggi è solo per noi, perché non abbiamo l'interlocutore. L'interlocutore oggi è distratto, come giustamente diceva Ennio, come diceva Ferrarotti, come diceva la professoressa. Il problema oggi è che noi siamo fuori e lontano da quello che è il mondo concreto del reale. Noi siamo gente che ormai pensa con un cervello a quello che potrebbe essere il nostro futuro, a quello che potrebbe essere il futuro dell'umanità. Ma tutto questo è un racconto che ci facciamo da soli.
non abbiamo l'alter ego, non abbiamo lo specchio dove noi ci riflettiamo siamo sempre noi stessi. Questo non è una situazione esaltante che stiamo vivendo in questo momento. Noi ancora abbiamo dentro la nostra mente che l'arte ha un valore, ed ha un valore pesante, non è un valore che dice costa 1 milione di euro e per questo motivo io lo guardo e ho emozioni. No, non è un'asta. La vita non è un'asta. La vita delle persone e degli artisti in particolare. Oggi abbiamo avuto una lezione grandiosa di un uomo di 90 anni che ancora pensa come un bambino, e solo la cultura può fare questo. Grazie. Perché non ti inabissi, cara Europa, nel gran mare che un tempo percorresti in lungo e in largo in cerca di assoluto? La donna non sei più che rapì Zeus, e dall'Africa nera la portò al chiaro fuoco dell'Egeo, alla vita delle idee, a dire il bello nella sua interezza. Rassegnati alla tua mediocrità e deponi l'oltranza, accetta la miseria in cui ti trovi. Questa manifestazione replica una iniziativa che l'associazione L'Albatros ha realizzato 10 anni fa con alcuni artisti che io ancora una volta voglio ringraziare per la loro disponibilità straordinaria, per la pazienza che dimostrano nei miei confronti e anche per l'attenzione che manifestano attorno alla Società Tarquiniense di Arte e Storia. E quindi nasce un impegno a partecipare in modo attivo, in modo intelligente, in modo mirato a tutta quella che è l'attività che è attorno all'arte e alla cultura si deve manifestare e si deve esprimere. Perché io intendo questa attività che cerco di portare avanti come un dovere nei confronti della comunità nazionale, nei confronti dei nostri concittadini e nei confronti di noi stessi. E nello stesso tempo ringraziare ancora una volta tutti per il contributo straordinario che hanno dato. Grazie. Litoribus tactis stabat sine cornubis illis, Jupiter inque deum de bove versus erat Taurus init celum. Te, Sidoni, Jupiter implet. Parsque tuum terre tertia nomen abet. Più volte il Dio immerge astutamente il dorso dell'acqua per farla aderire con maggior forza al suo collo. Arrivati alla riva, Giove si alza in piedi, privo di corna. Da bove che era, è tornato ad essere un dio. Il toro sale nel cielo, mentre tu, fanciulla Sidonia, sei ingravidata da Giove e ad un terzo delle terre emerse è conferito il tuo nome.